E bentornati tutti quanti in Alocanda, oggi con un nuovo video. Più esattamente andiamo a vedere finalmente le note della patch 26.2.2. è ufficialmente uscita appunto la patch e quindi possiamo andare a vedere tutti quanti i bilanciamenti che avrà portato questo aggiornamento. Vi ricordo che l'aggiornamento dovrebbe uscire circa alle 19, sarebbe dovuto uscire ieri, ma alla fine è stato posticipato per un problema. Poco male, è ufficiale e dovrebbe uscire oggi. L'aggiornamento prevederà ovviamente la standard, battleground e duels, i duelli. Tuttavia noi, come sempre, ci concentriamo sulla modalità principale di Erso, che è appunto la ladder. Per quanto riguarda il commento ai sviluppatori, diciamo che in generale il meta è in ottima forma, con molte opzioni competitive per i giocatori di quasi ogni classe. Non propriamente, in verità, in quanto mage e magari il guerriero fanno un po' fatica, mentre altre classi come cacciatore di demoni, come prete, pensando allo Shadow Priest, o come ovviamente il cavaliere dei morti, sono molto più ottimali. Questa è la nostra occasione per provare ad apportare alcune modifiche a carte che si distinguono per potere ed esperienza di gioco. Abbiamo deciso di introdurre anche alcune modifiche che speriamo forniscano ai giocatori alcune opzioni più neutrali e facciano spazio alle classi più deboli. Quindi insomma, commento che ci può stare, sono abbastanza contenti, vogliono un po' rimischiare le carte in gioco e chi siamo noi per dirgli no. Andiamo subito a vedere quindi con che nerf hanno fatto. Il primo nerf importante è Marchio Peccaminoso, che passa da ogni volta che subisce danni un servitore marchiato infligge due danni a infligge solamente un danno. Quindi questa è la nuova carta che è stata nerfata davvero davvero tanto. Quando io avevo ipotizzato un nerf, avevo detto che secondo me ci sarebbe stato molto il diminuire i danni, ma avrei anche diminuito il costo in mana. A questo punto hanno deciso di tenerla comunque a due mana, secondo me abbastanza costosa, la rende una carta ingiocabile, sarebbe stata ingiocabile anche un mana, ma due mana ancora di più, e va bene così. Comunque il commento di sviluppatore: cacciatore demoni è una delle eccezioni di questo meta, con molti archetipi competitivi. Pensiamo effettivamente al Relic, al Big, all'Outcast, allo Spell, quindi insomma davvero davvero tanti archetipi diversi. L'incantesimo Marchio Peccaminoso di cacciatore demoni si contraddistingue in quella classe, ricordiamo appunto nella versione per lo più Spell Demon Hunter, ma anche magari un pochino in quell'Outcast, e da alcune esperienze di gioco negative. Questa modifica vuole ridurre significativamente il potere e la prevalenza di questa carta. Secondo me nerf ci sta, avrei anche diminuito un pochino il costo in mana, perché a 2 secondo me è davvero tanto tanto costosa, ma per fare effettivamente poi alla fine una cosa come... quanti danni potrei fare? 4, 5, 6 danni a 2 mana, va bene così insomma. Evocatrice Vilscaglie, sempre carta del Demon Hunter, passa da essere una 5-7 a essere una 3-7, quindi diminuisce di 2 l'attacco. Nerf che secondo me è un po' leggero, avevo ipotizzato che potevano renderla una 3-3, invece comunque rimane una 3-7, quindi un body bello grosso. Se poi consideriamo che evocherà sempre un 9-9, un 8-8, è davvero tanta cosa. Il commento dei sviluppatori ci dice che questa è una carta importante nel nuovo archetipo emergente grande cacciatore di demoni, il Big Demon Hunter, in italiano suona malissimo ma è il Big. Il suo potere effetto la rende una delle carte più forti nel mazzo, tuttavia non è necessario che sia una minaccia a sé stante. Pensiamo che sia davvero fantastico che grande cacciatore di demoni sia finalmente diventato un archetipo competitivo, e ci aspettiamo che continui ad avere molto successo nonostante questa piccola modifica. Io sono assolutamente d'accordo, sono molto contento che ci sia un mazzo Big in meta e che sia rappresentato dal Demon Hunter, che presenta anche altre liste. Questa carta secondo me rimane ancora un bel po' troppo forte, perché comunque a 6 mana andare a mettere un pezzo enorme insieme a un 3-7 comunque rimangono davvero tante statistiche. È vero, diminuendo l'attacco diminuisci molto la pressione che ti può dare questa carta, però il body rimane più che decoroso. Predazione invece
invece ho completamente sbagliato la predizione del nerf, in quanto prima era infligge 3 danni, costa 0 se giocate una naga mentre avevi questa carta, e voi ipotizzate che sarebbe potuta costare 1 dopo una naga, invece hanno diminuito i danni, quindi ora infliggerà solamente 2 danni, costa 0 se giocate una naga mentre avevi questa carta in mano. Ecco, quindi nerf qui che in questo caso non cambia troppissima carta. Se pensiamo alla combo con Demasteno, che è la combo più diffusa, no? Andare a giocare Dama, doppia predazione, a questo punto l'avete a 0 e potete fare davvero tanti danni. Qui vi cambia che da passare a fare 6 danni di predazioni più 4 di Dama, passate a farne 4 di Dama più 4 di predazione, quindi 2 danni in meno in totale. Fanno una differenza? Sì, perché comunque hanno nerfato anche Marchio, quindi hanno detto nerfiamo Marchio, se nerfiamo anche troppo forte predazione poi magari ne soffre troppo la classe, e quindi facciamo questa cosa. Io forse avrei preferito comunque farla costare 1, sarebbe forse voluto dire uccidere predazione, ma è comunque una combo un po' frustrante. Vediamo i commenti dei sviluppatori. La combo, appunto, anche loro la citano, Damasteno più predazione viene usata da tempo in molti mazzi cacciatori di demoni. Questa vuole essere una modifica minore per l'intera classe. Appunto, io pensavo a una modifica maggiore, loro l'hanno intesa come minore. Ci sta, vedremo insomma come andrà la situazione. Passiamo al DK che vede un nerf importante alla Negromante, che passa da essere una 2-3 a essere una 2-2, nerf di sicuro pesante. Avevo ipotizzato una cosa del genere, avevo ipotizzato 2-2 oppure 1-3, forse poco cambia in verità, 1 salute, avrei forse preferito 1-3 perché almeno l'effetto rimaneva forte ed era anche più difficile uccidere, però era meno aggressiva. In questo modo rimane aggressiva, però il problema della Negromante non sono i 3 o i 2 punti vita, magari è l'uno più d'attacco che poi nel lungo termine può far davvero fatica. Comunque un nerf minore anche qui. Per quanto invece riguarda la Zanna Appestata, la leggendaria del DK passa addirittura a 4 mana, quindi un nerf davvero molto pesante per Zanna Appestata. Leggiamo il commento del sviluppatore: entrambe queste carte, Cavaliere della Morte, sono state potenziate nell'ultima espansione, dato che la classe aveva qualche problema ad affermarsi. Vi ricordo appunto che fu buffata in marcia del Lich King. A questo punto poi ovviamente, essendoci stata una rotazione, di K ha preso molto più valore, e quindi in questo momento queste carte sono molto forti e molto giocate. Tuttavia la nostra filosofia di bilanciamento attuale è che le modifiche al bilanciamento siano fluide nel tempo e non decisioni immutabili. Cavaliere della Morte dell'Empietà ora è il mazzo più forte della classifica, assolutamente, per cui deve essere ridimensionato. Non stiamo eliminando in toto i precedenti potenziamenti, il nostro intento è quello di effettuare alcune piccole modifiche per indebolirlo leggermente, soprattutto nei casi in cui deve affrontare mazzi aggro. In questo mazzo è spropositamente potente. Ecco, quindi una scelta particolare. Comunque un nerf minore è un nerf, secondo me, maggiore a Zanna Appestata. Appunto, comunque due nerf che si concentrano per lo più su mazzi aggressivi per ribilanciare un po' il win rate del mazzo, potremmo definire così. Nerf che ci può stare. Sono un po' dubbioso se Zanna Appestata potrà vedere gioco a 4 mana oppure no. Per quanto invece riguarda il Gran Cultista, Basalef torna ad essere 5 mana. Nerf secondo me è giusto. Shadow Priest rimane un ottimo mazzo. Leggiamo anche il commento del sviluppatore: Sacerdote Agro è in ottima forma a tutti i livelli di gioco, ma soprattutto a quelli più bassi. Questo annullamento di un potenziamento precedente vuole essere una piccola modifica per rimettere questa carta in linea con gli altri mazzi. Ci aspettiamo che questo mazzo e questa carta rimangono competitivi. Quindi anche qui un cambiamento minore, potremmo dire. Gli piace avere Shadow Priest in meta, gli piace che sia un'ottima soluzione soprattutto a livelli bassi, che possa coprire un ruolo da tier 0 a tier 1, e quindi hanno fatto solo un piccolo nerf che non cambi molto la situazione. Invece per quanto riguarda Anubarakan, prima grido di battaglia fornisce 8 armature, i tuoi prossimi 3 servitori in questo turno costano l'armatura invece di mana. Io avevo ipotizzato che l'armatura potesse diminuire di 2, quindi passare a 6 armatura, oppure al massimo a 7, invece hanno fatto diminuire addirittura di 3, quindi è passata a 5 armatura e poi il resto dell'effetto rimane uguale. Che c'è da dire? Questo vuol dire praticamente che per
attivare l'effetto tu devi avere, e per fare tutta quanta la combo tu devi avere dell'armor già all'interno, insomma, del tuo eroe. Per fare questa cosa o sei un HP druide, quindi fai hero power, però dovresti avere 10 mana, sono davvero tanti, a meno che non la metti in combo con guida. Oppure l'alternativa è quella di andare a settare la spell a 2, che ti dà 4 armor all'inizio del turno. In questo modo avrai 9 armatura e potrai fare tutte le combo che vuoi. Ecco, il problema di tutta questa cosa ovviamente è che la spell a 2 la devi settare, quindi rallenta tutta quanta la combo. Come dicono loro, questa carta causa un'esperienza di gioco negativa che coinvolge tutto il meta che la ruota intorno. Questa modifica non impedisce ai giocatori di carte di druido di eseguire le loro giocate fulmine, quindi la combo può rimanere, ma avranno bisogno di un maggior preparazione, quindi dovrete settare tendenzialmente a spella 2, a meno che non abbiate già armor perché stiate già vincendo la partita, allora potete fare tranquillamente la combo. Ci aspettiamo che i fan di questo mazzo siano ancora in grado di giocarlo, ma il suo potere, la sua influenza sul meta e la frequenza con cui verrà giocato verranno ridotti. Quindi qua dicono proprio: vogliamo fare un buon nerf, non tanto per irritare i giocatori che ce l'hanno già, che potranno comunque eseguirlo, ma comunque da tier 1 passerà a tier 2 conclamato. Per quanto invece riguarda lo stenografo, anche qui aumento il costo in mana, avevo ipotizzato questa cosa per rallentare tutta quanta la combo, anche loro credo che diranno la stessa cosa. Infatti il ladro Miracle non spicca per potere nella maggior parte dei livelli di gioco, ma rimane forte e importante a quelli più alti. Questa è una piccola modifica che riflette il suo livello di potere attuale e potenziale dopo le modifiche apportate alle altre carte in questa patch. Quindi, visto che vanno a nerfare un pochino tutti quanti gli altri mazzi, voglio anche nerfare Rogue, che hanno paura che ad alti livelli possa diventare troppo impattante. Ci può tranquillamente stare. Vi ricordo che tutte queste carte che abbiamo visto saranno potranno essere disincantate e avrete la massima della Dust. Per quanto invece riguarda i buff, che forse sono la cosa più interessante, Sinfonia dei Peccati passa da 6 a 5 mana, quindi abbiamo ipotizzato che o sarebbe cambiata meccanica discover, anche se sarebbe stato molto difficile, oppure sarebbe diminuito il costo in mana. Ecco, renderla 5 mana secondo me è un buff molto forte e sono molto curioso di giocare questa carta, insomma, dopo il buff. Per quanto riguarda il commento dei sviluppatori, tutti amano giocare questa carta perché effettivamente è bellissima, l'hanno davvero pensata molto bene, ma non è molto potente. Questa modifica vuole rendere questa carta emozionante, un po' più appetibile. Assolutamente d'accordo, 100% ho approvato questo buff. Dagli abissi invece passa da 4 mana a 3 mana, però cambia anche la dicitura. Infatti hanno buffato la carta perché l'hanno diminuita i costi di mana, però l'hanno nerfata perché riduce di meno il costo delle ultime carte, passa da 3 a ridurlo solamente di 2, e poi dragate ovviamente. Commento di sviluppatore: guerriero ha più opzioni, più potere, più possibilità di gioco dopo le recenti modifiche. Ricordiamo tutti i buff alle Reef e alle altre carte, che effettivamente hanno aumentato la win rate del warrior, ma non l'hanno reso ancora un mazzo forse al pari livello. Magari con questi nerf poi tutto si ribilancia, dobbiamo solamente vedere. Ma i giocatori desiderano un guerriero più lento, quindi hanno pensato proprio a Control Warrior per questo buff. Abbiamo apportato questa modifica, una carta che si è dimostrata molto potente in passato e che ci aspettiamo di rivedere in gioco anche in futuro. Quindi ho detto, visto che ai tempi questa carta fu nerfata perché Control Warrior era tier 0, l'andiamo a ribuffare in modo da poter rendere giocabile Control Warrior anche nel 2023. Ci sta, se il loro intento è rendere giocare contro Warrior, di sicuro dagli abissi è un ottimo tool, un'ottima carta per renderlo, non dico tier 0, ma di sicuro un ottimo mazzo. Anche il Riff del Ritornello viene buffato, qui avevate detto voi bene, in quanto io avevo ipotizzato che diminuisse il costo in mana, invece hanno deciso di non fare un buff così forte, ma di aumentare il buff che riceve il servitore pescato. Infatti passa da un più 2 più 2 a un più 3 più 3. Buff secondo me davvero poco impattante. Leggiamo il commento dei sviluppatori: di recente abbiamo portato le modifiche al pacchetto Reef che hanno avuto successo nell'aumentare la frequenza con cui viene giocato il suo potere, quindi sono abbastanza soddisfatti dei buff ai Reef che hanno fatto. Ma ora il Reef del Ritornello, che è appunto la carta che hanno appena buffato, è la carta più debole.
e per far sì che questo pacchetto sia valido è necessario che tutte le carte siano abbastanza valide. Questo vuol essere una piccola modifica per rendere l'intero pacchetto un po' più forte. Quindi hanno detto, il pacchetto è buono, il problema è il riff del ritornello che è la meno buona tra le tre, buffiamola proprio un pedino per renderla abbastanza buona quanto le altre due, per rendere tutto quanto giocabile. Ci sta, vediamo se cambierà tanto. Io sono un po' dubbioso su questa cosa, ma vedremo. Per quanto invece riguarda la restauratrice demolitiva, purtroppo non viene diminuito il costo di mana, rimane sempre una 4 mana 4-4, ma come avevo suggerito io, hanno messo la tag scambio che la renderà di sicuro un ottimo tool. Non so però perché effettivamente costa tanto, 4 mana sono davvero tanti mana, bisogna valutare se effettivamente riuscirà a trovare gioco. Per quanto invece riguarda Melomarcio, passa da 4-5 che rigenera 4 salute come rantolo di morte a un 4-6 che rigenera 6 salute al rantolo di morte. Quindi un buff comunque importante, aumenta 1 salute e anche 2 di cura, forse è 2 di cura la cosa migliore. La rende giocabile non lo so, forse io avrei preferito una 4 mana 4-4 con provocazione, rigenera 4 salute al tuo eroe, ma vedremo insomma come si assisterà al meta. Commento ai sviluppatori, restauratrice demolitiva non è mai stata giocata molto, per cui volevamo renderla un'opzione di carta tecnologica migliore. Melomarcio riceverà un potenziamento importante per raggiungere un'opzione per i mazzi più lenti che vogliono usare strategie aggressive. Quindi tendenzialmente hanno proprio deciso di buffare questa carta per favorire i mazzi contro. Vedremo insomma se ci riuscirà oppure no. L'ultimo buff che vediamo oggi è la importatrice Pandaren, che torna ad essere una 2 mana, come vi avevo detto io, torna anche alle sue statistiche originarie, quindi 2 mana 1-3. Il commento dei sviluppatori è ovvio, questa carta era stata modificata in precedenza a causa di uno stile di gioco non voluto, reso possibile dalle carte minori disponibili in standard. Ora che si trova in selvaggio non c'è più motivo di preoccuparsi, la modifica precedente può essere annullata. Quindi insomma un buff più che sensato, torna al suo stato originario e si conclude qui tutta la storia della Pandaren che era stata nerfata. Se volete, qui avete tutti quanti anche gli aggiornamenti di Battleground, ve li potete guardare tranquillamente, vi lascio la patch in descrizione, voi fatemi sapere cosa ne pensate dei nerf e dei buff. Tra l'altro è uscito anche l'aggiornamento a duelli, quindi se siete fan di duelli leggetevi tutta quanta la patch in quanto ci saranno tutti quanti i dettagli. E niente, vi stavo dicendo appunto, se fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Ultimissima cosa, la rissa eroica è stata spostata alla prossima settimana, doveva essere questo mercoledì qui, quindi in verità qualche giorno fa, invece sarà dalla prossima appunto perché c'era di mezzo il bilanciamento, ci sarebbero stati casini e così via. Questo direi che è tutto per oggi, noi ci vediamo domani con magari qualche nuovo mazzo post bilanciamento, visto che il bilanciamento è uscito praticamente ora, e niente, ciao ciao!